Avete un minuto e mezzo su questa domanda. Allora, Marchini, lei è favorevole o contrario all'abolizione dell'IMU a Roma? E se è favorevole all'abolizione dell'IMU, come pensa di coprire il buco che naturalmente l'abolizione dell'IMU produrrà? Sentiamo Marcello De Vito. Beh, allora, diciamo abolizione che... sì o no e come coprire se verrà abolita? Ovviamente è previsto nel nostro programma nazionale, quindi certamente sì. Diciamo che il comune di Roma è un comune che costa, quindi è un comune che costa per spese correnti 5 miliardi all'anno. In questi 5, quindi se il comune incassa 100 impiega ben più del 50% per far funzionare se stesso. In questi 5 miliardi ci sono molti sprechi, potremmo ad esempio parlare delle 81 società di cui è titolare il comune di Roma, una pletora di consiglieri di amministrazione, di CDA, come pure degli sprechi che sono stati fatti in ATAC. ATAC ha chiuso con un passivo negli ultimi 3 anni di oltre 600 milioni di euro, quindi dovremo risparmiare innanzitutto su queste società, molte di queste debbono essere reinternalizzate all'interno dei dipartimenti del comune di Roma. Per quanto riguarda AMA, potremmo ricordare le vicende di Parentopoli, delle 1000 assunzioni in AMA, delle 1000 assunzioni in ATAC. Anche per quanto riguarda i contratti derivati stipulati dal Comune di Roma, noi abbiamo fatto un'istanza di accesso agli atti che ci è stata negata. Il Comune di Milano su questi ha avviato un contenzioso con cui ha recuperato 700 milioni ed è pervenuta una prima storica sentenza del Tribunale di Milano nei confronti delle banche, 19 dicembre 2012, con cui sono state condannate appunto in sede penale. Quindi dobbiamo ridurre le spese del Comune di Roma per procedere a una progressiva riduzione delle imposte comunali ed erogare in servizi sociali.